E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e preparatevi a tornare indietro nel tempo. Oggi si torna indietro nel tempo, più precisamente nel lontano 2013, con questo videogioco della PS3, Sly Cooper Ladri nel Tempo. In questo primo episodio, se voi avete raccolto 30 bottiglie in questo Giappone feudale, ora è il momento di aprire la cassaforte, ma vi avverto, per aprire la cassaforte c'è un limite di tempo e abbiamo solo 30 secondi. Quando siete vicini alla cassaforte, premete il tasto cerchio. E per aprire la cassaforte prima dello scadere del tempo dovete muovere il joystick, la levetta analogica a sinistra e la levetta analogica a destra. Proviamo. Se riusciremo ad aprire questa cassaforte del primo episodio, troveremo un oggetto speciale, non solo. Si può anche guadagnare un trofeo. Iniziamo. Abbiamo aperto la cassaforte e guardate cosa abbiamo trovato, la calamita aurea di Cooper Giwa, e ci siamo riusciti. Bene, ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e poi la recensione finisce qui. Spero di avervi risvegliato in voi qualche ricordo. Almeno uno degli obiettivi del mio canale è questo, viaggiare tra i ricordi. Arrivederci. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.